Salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre sono Fabrizio ed oggi sono qui per mostrarvi questo incredibile e clamoroso recupero che ho fatto al mercatino dell'usato. Ho recuperato in un volume unico delle storie, sicuramente tra le storie più memorabili per quanto riguarda il fumetto americano, disegnate da colui che io reputo il più grande disegnatore sulla faccia della terra e scritte dal leggendario Poldini in un unico volume. Attenzione ragazzi, perché mi sono portato a casa questo spettacolare volume, forse uno dei volumi più, no, forse sicuramente uno dei volumi più belli sulla faccia della terra, perché all'interno abbiamo le 5 meraviglie disegnate dal maestro Alex Ross, i migliori supereroi del mondo. Questo cartonato della vecchia Planeta di Agostini, che, come potete vedere, raccoglie tutti i volumi che in realtà sul canale già ve ne avevo parlato e alcuni ve ne avevo portati. Abbiamo a che fare con le storie scritte da Poldini e appunto disegnate di Alex Ross fine anni 90, inizio anni 2000, in cui abbiamo Superman, Pace in Terra, Batman, abbiamo Shazam, le origini della Justice League. E poi abbiamo il volume inedito, perché la Panini ancora non lo deve ancora stampare, quello di Wonder Woman. Questo qua è diciamo, il formato classico dei comics americani, quindi non so come la differenza è che quelli che sta ristampando la Panini a 24 euro l'uno sono di modo un po' più grande, però in realtà ragazzi, avere questo volume spettacolare, guardate qua ragazzi, tutto in una volta, con tutte queste storie emblematiche, ragazzi, non si poteva non prendere, soprattutto se poi l'ho pagato. Ah, qui forse, scusate ragazzi, l'illuminazione non è perfetta, però abbiate pazienza, ma l'ho pagato ragazzi, guardate un po', 19 euro. Di prezzo stava a 35 quando uscì all'epoca, ma adesso sicuramente se lo ristamperanno starà minimo, costerà minimo 60 se non di più, quando lo ristamperanno. E poi vi ricordo un'altra volta che invece Wonder Woman non è ancora devono ancora ristamparlo. Allora ragazzi, guardate qua l'introduzione. Qua abbiamo Superman Pace, che chi insomma sa, questa storia qui ha vinto il premio Eisner, quindi soltanto per questo si capisce l'importanza di questa storia. Pace, per chi segue i miei video sa che questa storia qui l'ho portata come regalo a Domenico Cavani, quando sono stato a casa sua 2 giorni, gliel'ho fatto come regalo perché questa storia è clamorosa, parla appunto di insomma, vabbè, parla dei problemi mentali, diciamo così, e il protagonista è Superman. Guardate la spettacolarità di queste tavole. Ecco, io penso che Alex Ross sicuramente è il disegnatore più bravo sulla faccia della Terra. Il realismo di queste tavole è qualcosa di meraviglioso. Guardate qua, ragazzi. Ripeto, questi volumi io, alcuni di questi ve li avevo già mostrati in formato grande, ragazzi, ma a riaverle, di averle in un formato unico, insomma, in tutta la loro interezza e bellezza, è qualcosa di spettacolare. E poi, ragazzi, 19 euro è un regalo, è veramente un affare clamoroso, non si può non acquistare. Cioè, queste storie sono, ecco, queste sono storie che valgono l'acquisto, che devono essere conosciute, che devono essere collezionate, che chi ama un fumetto ha l'obbligo di amarle, chi non, cioè, chi si definisce amante del fumetto e non percepisce l'importanza, non ne capisce l'essenza e non le ama, no, così, le deve amare col cuore. Se voi non amate follemente queste storie, ragazzi, io non so cos'altro dirvi, cioè, queste sono, aspettate ragazzi, cioè, Alex Ross, chi dice chi non ama questi disegni, l'arte del fumetto non fa per lui, ragazzi. Come si fa a non amare questi? Cioè, come non si fa a riconoscere le grandezze? Ma questi sono i disegni che vanno venerati, ragazzi. C'è poco da fare, è così. Guardate qua. E questa è Pace. Guardate qua, ragazzi. Storia, tra l'altro, è emozionante, emblematica, ragazzi. Poi andiamo avanti, se no non ci possiamo soffermare solo su questa, che tra l'altro, ovviamente, è la mia preferita, però quello è un altro discorso, anche se in realtà è forse anche quella me meglio fatta, ma a parte i gusti personali, però ha vinto anche il premio Will Eisner, quindi insomma fa capire tutto. Poi dopo questa abbiamo un'altra bellissima storia, Batman. Questa è Batman, oddio, il titolo com'era? Guerra, mi pare. Bellissima questa storia qui, insomma, qui abbiamo il nostro Batman che salva un ragazzo, insomma, che perde i genitori, lui diciamo così ci si diciamo così, si identifica in lui. Infatti poi guardate qua ragazzi, ovviamente Poldini scrive in una maniera magistrale le storie, perché come sappiamo è un grandissimo narratore, riesce, questo sul narrare in terza persona si sposa perfettamente con lo stile artistico di Alex Ross, perché vedere le
descritte vengono messe, cioè vedere come riempitivo, non vanno a rovinare, cioè sono le scritte che si adattano al disegno di Alex Ross, e questa è una cosa fondamentale perché i veri scrittori danno spazio al disegnatore, quindi si fanno anche da parte, non come molti che riempiono i balloon per far vedere che loro sono bravi a fare i testi e poi quello che ci fa perdere è il disegnatore. Cioè immaginatevi dei vignettoni messi qua come rovinerebbero la storia. Ecco perché io dico sempre che i vignettoni sono inutili. Capre! Poi andiamo avanti. Guardate qua, insomma, vabbè. Questa storia è bellissima, la ricordo, cioè guardate qua, questo passaggio quanto è bello, cioè i colori, ma ragazzi, ma queste sono storie meritevoli, queste, solamente queste, cioè ragazzi, guardate qua ragazzi, sappiamo benissimo che Alex Ross si rifà a... ecco, questo è il finale, non voglio spoilerarvi, poi abbiamo Shazam, eccolo qua, la storia di... e così nacque Capitan Marvel, anche qui abbiamo... questo omaggio, guardate qua ragazzi, che spettacolo, queste tavole, ma ragazzi, ma dai, ma queste sono storie, cioè, vabbè ragazzi, non dico sempre le stesse cose, ma è vero, guardate qua ragazzi, come si ripercorre la vita di Shazam, anche questo qua ve l'avevo mostrato sul canale, una storia molto bella, guardate qua ragazzi, veramente molto ben fatta, anche questa qui, in realtà di queste storie non ce n'è nessuna che sia brutta, non ce n'è nessuna che non sia fatta in modo magistrale. Guardate qua ragazzi, che spettacolo, cioè, ma ragazzi, e poi abbiamo la storia, adesso andiamo avanti, sennò qua non usciamo più, abbiamo la storia, ragazzi, eccola, chi non ama in modo obbligatorio questi disegni, per me, se uno dice questi disegni sono brutti, per me di fumetto non capisce nemmeno un cavolo, ragazzi, guardate qua, spettacolo Wonder Woman, cioè, ecco, questa qua è l'unica storia che io non ho letto. Perché quando la dovevano ancora ristampare, vedete? Guardate che bellezza. Io adesso io ce l'ho, guardate che quanto è bella, ragazzi. Ma guardate qua, ragazzi. Vabbè, questa ovviamente non vi dico niente perché la devo ancora leggere. Però, guardate qua, ragazzi. Ma guardate. Ma ci rendiamo conto dell'incredibilità di queste tavole o... Guardate qua, ragazzi. Queste sono storie in modo obbligatorio tenute. Chi non ha queste storie in casa deve in tutti i modi reperirle, cioè... Come fate a vivere senza queste storie? Io non lo so, io non potrei vivere senza queste storie. Cioè, non potrei vivere, ragazzi. E come si fa? Come si fa? Ditemi un po' voi! 4 milioni di punti! Cioè, così! Qualcuno dice, tu a volte esageri perché dici che è così. Se dite che è brutto, secondo me lo dico in modo obbligatorio. Non, cioè, come si fa a non amare queste storie? Non mi capacino. A volte mi chiedo come è possibile. C'è pure gente che osa criticare quando dovrebbe stare un po' in silenzio, secondo me. Vabbè, andiamo avanti. Poi abbiamo le origini della Justice League e qui abbiamo a che fare con, appunto, tutte le... insomma, come... è una panoramica sulla Justice League. Infatti abbiamo anche personaggi che poi non sono stati presi singolarmente, tipo Flash, peccato. Lanterna Verde, ragazzi, venuti avanti. Aquaman, anche lui, Martian Manhunter, ovviamente. Cioè, tutto... Freccia Verde, tutti quei personaggi che poi Alex Ross sì, ha raffigurato in storie come Kingdom Come, insomma, Atom, bellissimi, vedete ragazzi, Plastic Man, anche quelli meno conosciuti, oppure insomma più sottovalutati, guardate qua ragazzi, c'è tutta una galleria della Justice League, veramente ben fatta, Libertà e Giustizia era il titolo ovviamente, e poi qua, guardate qua ragazzi, questa scena qua è una delle cose più belle che abbiamo mai visto. Con Lanterna Verde, a guardare questa qua pure bella, ragazzi, sono tutti disegni belli, cioè veramente qualcosa di meraviglioso, sono veramente godo che ho questo volume integro, con tutte le storie all'interno, non sfuse, sì, il formato è quello classico comics, però meglio, non mi interessa perché ragazzi non si può, non, cioè, si gode, si vola, guardate che bellezza, ragazzi, guardate che bellezza, godo, ragazzi, qui si gode, guardate qua, ragazzi. Poi, per non farci mancare nulla, ora vediamo un po' se riesco a prendere meglio, se no, ecco già, ho storto una pagina, vabbè, fa niente. Poi nel finale abbiamo ovviamente tutti quegli extra che si trovavano, guardate questa scena, che si trovavano all'interno dei vari albi, cioè quindi abbiamo anche gli extra, cioè scritti loro, guardate qua ragazzi, guardate che bellezza questa qui. Guardate un po', guardate ragazzi, bellissimo. Eccoli, gli eroi più potenti della Terra. Ah, che goduria, spettacolare, spettacolare.
Poi abbiamo la genesi del progetto in cui la postfazione di Boldini, guardate ragazzi che volume, è stato veramente una botta di culo vederlo, infatti non capisco, vabbè purtroppo, meno male per me che qualcuno ha da lui, però insomma ragazzi, vedete, guerra al crimine, tutti gli albi che abbiamo visto, vedete quello che vi dicevo? Alex Ross si rifà, lui prende le persone, li fa mascherare e li riprende. Ecco come vengono fatti. Ecco perché lui ha questo stile qua. Vedete, lo fa sempre. Quasi, cioè, sempre, quasi, se, quasi sempre lo fa. Prende delle persone vere, gli mette della maschera, insomma, la scrittura, e poi le va a ritrarre. Ragazzi, la bellissima Wonder Woman. Beh, si chiama per forza Wonder Woman. Per forza. Ecco qua, Regista, che vede, ragazzi. Guardate che volume meraviglioso. Meraviglioso, spettacolare. Da lavare in modo obbligatorio. Guardate qua, ragazzi. Ah, e poi guardate qua, ragazzi, perché mi hanno raccolto. No, vabbè. Ma che? No. Ragazzi! No, colpo di scena. Tutto, ragazzi, è lunghissimo, 100 anelli di quadro. Ma ragazzi, ma c'è pure il mega posterone. No, vabbè, top. Top, top, top. Godo, godo, doppiamente godo. Ovviamente questo qua non penso che si possa staccare, ma nel caso che si possa staccare non lo staccherò mai. Perché, insomma, andrei a rovinare un po'. Penso che si tolga, non lo so, vabbè. Non lo so. Ok, e poi qui ragazzi c'è insomma la parte finale con il prezzo 19 euro che ho pagato al mercatino. Ecco qua ragazzi, guardate un po', in ottimo stato. Quindi insomma ragazzi, che vi devo dire? Questi sono volumi che vanno insomma collezionati. Queste sono storie immemorabili. Questi sono i disegni più belli mai fatti. Ora io, per chi magari li sta prendendo in formato grande, anche io ce li ho tutti quanti, mi manca soltanto Wonder Woman. Però ragazzi, davanti a un volume del genere non si può non acquistare, perché è veramente spettacolare, perché averli tutti quanti insieme su un in un volume è qualcosa. Poi 19 euro, insomma 19 euro, ci compare 3 manga, forse 2 o 3 manga ci compare al massimo, e ogni volume grande lo pagate 24, cioè quindi si prende punto, cioè non si può non prendere, un affare clamoroso. E infatti godo, perché poi queste qua sono storie che io amo follemente, perché Alex Ross è indubbiamente, sicuramente il più grande disegnatore sulla faccia della terra. E Boldini accompagna in modo egregio i suoi disegni con grandi storie. Se dovessi dare un voto all'opera, sotto al 9 non glielo darei mai. Perché, ragazzi, veramente. Queste storie sono, ripeto, per farvi per chiudere, diciamo che sono storie, ripeto, anni 90. Infatti, c'è scritto pure qua. Sono storie, vedete, esattamente del 99, 2000, 2001, 2002, 2000 e 2005 sono uscite queste storie. E poi, insomma, peccato, sarebbe stato bello se Alex Ross l'avessero fatto anche su Lanterna Verde, su Flash. Però, insomma, li hanno fatti su. Hanno deciso di farli su questi qua. E hanno ci va benissimo, perché è una goduria averli. Quindi, ragazzi, fatemi sapere voi di cosa ne pensate di questo capolavoro inenarrabile, di queste storie che vanno amate, e di questi due leggendari autori, e di questa mia botta di culo clamorosa. Infatti oggi, appena l'ho preso, gli ho subito dedicato un video, perché deve rimanere sul canale questa meraviglia, questa goduria assoluta. Va bene ragazzi, vi mando un grosso abbraccio e spero che il video vi abbia divertito.